erano circa le 22 quando noi eravamo lì nell'altra parte della casa, che abbiamo sentito delle urla strazianti di richiesta di aiuto, voci di ragazzi. Abbiamo quindi subito capito che qualcosa di grave fosse accaduto e ci siamo subito fiondati qui alla finestra, abbiamo aperto, abbiamo visto questa scena terribile di un corpo appunto riverso a terra in una pozza di sangue e tutti i ragazzi che abbiamo capito essere gli amici che urlavano disperati e morto, cercavano, sono accorsi poi tutti, tanti del vicinato e nulla, noi oltre a questo non abbiamo sentito nient'altro che altre urla che precedessero la richiesta di aiuto, quindi non sappiamo cosa sia accaduto. Poi dai racconti che abbiamo ascoltato dei ragazzi è uscito fuori insomma che questo, forse sono stati provocati, adesso quello non l'ho capito bene, solo che uno, l'aggressore ha tirato fuori questo coltello e ha sferzato un colpo, un taglio alla pancia e al collo. E quindi questo ragazzo pian piano ha camminato e poi si è accasciato a terra. È la prima volta che davanti a casa succede qualcosa. Siamo assolutamente sì, non, siamo increduli, frastornati, non ci capacitiamo come alle 22 di sera possa essere accaduta una cosa del genere. Ragazzi, insomma, erano tutti ragazzi per bene, c'erano i genitori degli amici della vittima, per cui insomma, famiglie insospettabili, quindi sembra proprio un qualcosa di folle e inconcepibile.